Occupiamoci adesso di un'altra conseguenza dei postulati della relatività. Parliamo del fenomeno della contrazione delle lunghezze. Di che si tratta? Beh, supponiamo di voler misurare la lunghezza di un segmento, ovviamente segmento in termini generali può essere la lunghezza di un qualunque oggetto. E supponiamo che questa misura venga fatta da due osservatori in modo relativo l'uno rispetto all'altro. Supponiamo inoltre, se questo è il segmento da misurare, che il moto relativo tra i due sistemi di riferimento avvenga in una direzione parallela al segmento di cui si voglia fare la misura. L'ipotesi che un osservatore, che indichiamo con A, con la lettera A, sia per esempio posizionato a terra e possa misurare questo segmento utilizzando semplicemente un metro. Collochiamo un sistema di cartesiano di riferimento in modo tale che la lunghezza del segmento da misurare sia facilmente interpretabile come differenza fra due coordinate su questo sistema di riferimento. Cioè il segmento sostanzialmente ha un estremo in corrispondenza di una coordinata x con 1 e il secondo estremo in corrispondenza della coordinata x con 2. In questo modo l'osservatore A, che è fermo a terra, può comodamente misurare la lunghezza di questa distanza semplicemente con un metro, può anche utilizzare il sistema di riferimento cartesiano e visto che alle due estremità del segmento sono state attribuite due coordinate, per lui la lunghezza del segmento è delta x, la differenza fra due coordinate, quella finale e quella iniziale. Fin qui non c'è nulla di nuovo rispetto a quanto non si conosca già dalla meccanica classica. Il punto è, supponiamo che adesso ci sia un secondo osservatore che vuole misurare la lunghezza di questo segmento. Per comodità utilizziamo un esempio che facilita la comprensione di quello che può accadere. Supponiamo che l'asse cartesiano che stiamo utilizzando, in cui si misurano le coordinate x, corrisponda ad esempio con un binario su cui si muove un treno. Quindi c'è il vagone di un treno su questo vagone si trova un secondo osservatore. Un osservatore che indicheremo con la lettera B. Che si trova all'interno del treno. È chiaro che, visto che questo osservatore insieme al treno si muove rispetto ai binari con una velocità, supponiamo essere v, per questo osservatore misurare la lunghezza del segmento è un po' più problematico rispetto a chi sta fermo rispetto ai binari. Bisogna infatti definire una procedura di misura che tenga conto del fatto che l'oggetto da misurare si muove per questo osservatore. Allora, che cos'è per il secondo osservatore la lunghezza del segmento compreso tra le posizioni x1 e x2? Beh, egli può fare in questo modo. Supponiamo che in corrispondenza delle estremità di questo segmento vengano collocati due paletti. Che indichiamo con P1 e P2, questi indicano anche le posizioni dei due estremi. Questi paletti possono essere osservati dal finestrino del treno. In corrispondenza del finestrino, l'osservatore può anche aver fatto un segno che permette di individuare in modo molto preciso il passaggio del primo paletto in corrispondenza del segno fatto sul finestrino e il passaggio del secondo paletto. Quindi, in pratica, quello che può fare il secondo osservatore è con un cronometro segnare l'istante T1' del passaggio del primo paletto, man mano che il treno si muove. È l'istante T2' del passaggio del secondo paletto. Il fatto è che ho messo questo primo in corrispondenza degli istanti è perché questi sono gli istanti misurati dall'osservatore B, mentre T1 e T2 potrebbero essere usati per indicare gli istanti corrispondenti per l'osservatore A. Allora, una volta misurati gli istanti di passaggio dei paletti P1 e P2 davanti al segno fatto nel finestrino dell'osservatore B, questi, per il quale il segmento da misurare si muove con velocità meno v,
in termini vettoriali, ovviamente in valore assoluto la velocità è v, è la stessa che abbiamo indicato per il moto del vagone rispetto al treno. Questo osservatore può misurare la lunghezza del segmento, che indicheremo con delta x', semplicemente moltiplicando la velocità del moto relativo per l'intervallo di tempo delta t', che intercorre tra il passaggio del primo paletto davanti al finestrino e il passaggio del secondo paletto, cioè v per t2' meno t1'. Quindi in pratica la misura di distanza viene trasformata in una misura di tempo convertita in misura di distanza attraverso la velocità v del moto relativo. C'è da considerare che la lunghezza del segmento misurata dal primo osservatore può essere anche interpretata attraverso un intervallo di tempo, precisamente l'osservatore che sta a terra può rilevare l'istante T1 del passaggio del finestrino in corrispondenza del paletto P1 e l'istante T2 del passaggio del finestrino in corrispondenza del paletto P2. Da notare la differenza di terminologia. Per l'osservatore A è il segno fatto sul vagone che passa prima dal paletto 1 e poi dal paletto 2. Infatti per lui i paletti sono fermi. Per l'osservatore B invece sono i due paletti in movimento che passano in corrispondenza del segno fatto sul finestrino del vagone. Per il secondo osservatore il finestrino è fermo. Quindi la misura della distanza per il primo osservatore, cioè per l'osservatore A, può essere interpretata anche per lui come distanza percorsa dal segno fatto sul vagone nell'intervallo di tempo tra T1 e T2, che di fatto è la distanza che intercorre fra i paletti P1 e P2. Quindi è data dal prodotto della velocità con cui si muove il treno per l'intervallo di tempo delta t. Ne segue quindi che la differenza nella misura degli intervalli nell'intervallo di posizione, quindi la differenza della misura delle due lunghezze, si traduce in una differenza di misura di due tempi. Infatti, sia delta x' che delta x è la lunghezza misurata dall'osservatore A, delta x' è la lunghezza misurata dall'osservatore B, sono di fatto ottenute mediante il prodotto della stessa velocità v, però per due intervalli di tempo che possono risultare diversi, delta t' e delta t. E precisamente questi due intervalli di tempo sono entrambi misure dell'intervallo di tempo che intercorre fra due fenomeni, fra due eventi che caratterizzano un fenomeno. Il fenomeno è il moto relativo treno tra il treno e i paletti P1 e P2, che segnano le posizioni dei due estremi del segmento da misurare. I due eventi sono il passaggio del segno fatto sul treno in corrispondenza del primo paletto e il segno fatto sul treno in corrispondenza del secondo paletto, interpretato ovviamente in modo diverso dai due osservatori. Però si tratta degli stessi due eventi e dello stesso fenomeno. Per cui delta t e delta t' è la durata dello stesso fenomeno misurata rispetto a due sistemi di riferimento in moto relativo. Poiché sappiamo già, da quanto osservato nella scorsa lezione sulla dilatazione dei tempi, quale sia la relazione che intercorre fra delta t e delta t', siamo in grado di trovare la relazione fra le due lunghezze, delta x e delta x', conoscendo la relazione fra delta t e delta t'. A questo punto c'è da chiedersi quale dei due osservatori tra A e B, cioè tra l'osservatore che sta a terra e l'osservatore che sta sul treno, sta misurando il tempo proprio del fenomeno, cioè il fenomeno consistente nel passaggio del treno in corrispondenza dei due paletti o, per il secondo punto di vista, del passaggio dei due paletti in corrispondenza del finestrino del treno. Beh, il tempo proprio, come abbiamo detto, è per definizione il tempo misurato nel sistema di riferimento in cui il fenomeno si svolge da fermo, cioè il fenomeno inizia e finisce nello stesso posto. E allora, tornando un attimo indietro allo schema, l'osservatore A vede iniziare il fenomeno in corrispondenza del paletto numero 1 e vede finire il fenomeno in corrispondenza del paletto numero 2. Invece l'osservatore B vede iniziare il fenomeno in corrispondenza del finestrino da cui si sta affacciando e vede finire il fenomeno in corrispondenza dello stesso finestrino. Il fenomeno inizia col passaggio del paletto numero 1
vicino al finestrino e finisce col passaggio del paletto numero 2 in corrispondenza del finestrino. Sta di fatto però che il secondo osservatore vede iniziare e finire il fenomeno nello stesso posto, il suo finestrino di osservazione. Per cui chi sta misurando il tempo proprio non è l'osservatore A che sta a terra, ma è l'osservatore B. Quindi quello che abbiamo indicato con delta t' in questo caso è il tempo proprio. Ne segue necessariamente che il tempo delta t misurato dall'osservatore A non è il tempo proprio ed è legato al tempo proprio attraverso il rapporto con il fattore 1 meno beta quadro, dove ricordiamo beta è il rapporto tra la velocità del moto relativo e la velocità della luce, la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche. Da questo punto di vista noi vediamo che l'intervallo di tempo delta t è necessariamente maggiore del tempo proprio delta t primo. E rispetto alla lezione precedente, in cui avevamo indicato con delta t il tempo proprio e delta t primo il tempo misurato dall'osservatore, diciamo così, in movimento, qui la relazione si inverte, ma ricordiamoci che resta sempre valido il fatto che il tempo rispetto a qualunque altro osservatore è maggiore rispetto al tempo misurato dall'osservatore che vede il fenomeno iniziare e finire nello stesso posto, cioè qualunque altro intervallo di tempo relativo allo stesso fenomeno è maggiore del tempo proprio. Ne segue quindi, se traduciamo i due intervalli di tempo in termini di distanze, che la distanza delta x risulta essere inevitabilmente maggiore della distanza delta x'. Infatti, delta x è uguale a v per delta t, che è uguale a v per delta t' fratto radice di 1 meno beta quadro. Ma d'altro canto, v per delta t' altro non è che la distanza delta x' misurata dall'osservatore B. Quindi qui abbiamo delta x' fratto radice di 1 meno beta quadro. Ne segue quindi che delta x', la lunghezza misurata dall'osservatore che si sta muovendo rispetto al segmento, o meglio che vede muoversi il segmento da misurare, è data da delta x per radice di 1 meno beta quadro. A questo punto, avendo trovato questa relazione, dobbiamo dare la definizione, così come abbiamo fatto per il tempo, di lunghezza propria. Di un segmento. E allora, per definire questo concetto, utilizziamo lo stesso criterio utilizzato precedentemente per il tempo. La lunghezza propria di un segmento è la lunghezza misurata nel sistema di riferimento in cui il segmento, da intendersi non in senso geometrico, ma in senso fisico, il segmento come oggetto di forma allungata di cui bisogna misurare la lunghezza. Il segmento, risulta fermo. Quindi la lunghezza propria è la lunghezza misurata nel sistema di riferimento in cui il segmento risulta fermo. Nel nostro caso, quindi, chi sta misurando la lunghezza propria? I due paletti P1 e P2 sono fermi rispetto all'osservatore A, quindi chi sta misurando la lunghezza propria è l'osservatore A. Mentre prima abbiamo visto che stava misurando il tempo proprio dell'evento di misurazione, del fenomeno di misurazione, l'osservatore B. Quindi la lunghezza propria, in fondo è di lunghezza che stavamo parlando, è misurata dall'osservatore A. E a questo punto possiamo vedere che la lunghezza delta x' misurata in un qualunque altro sistema di riferimento rispetto al quale il segmento non risulta fermo ma è in movimento con velocità v, risulta più corta.
Perché è moltiplicata per un fattore radice di 1 meno beta quadro che risulta essere minore di 1. Quindi ne segue necessariamente che la lunghezza propria è la lunghezza maggiore possibile che si possa misurare per un segmento. Quindi è la maggiore lunghezza possibile per un segmento. La lunghezza misurata rispetto a qualunque altro sistema di riferimento risulta più corta, da qui il nome del fenomeno contrazione delle lunghezze. In termini numerici il fenomeno chiaramente segue quanto già visto per la dilatazione dei tempi. Per avere una sensibile variazione di lunghezza occorre che il fattore radice di 1 meno beta quadro sia sensibilmente minore di 1, il che richiede valori di beta che si avvicinano, insomma, siano sensibilmente maggiori di 1, quindi richiede velocità confrontabili con quella della luce. È il motivo per cui nelle comuni esperienze quotidiane in cui abbiamo a che fare con velocità che per quanto possano a noi sembrare grandi, sono comunque piccolissime rispetto a quella della luce, il fenomeno non viene osservato. Possiamo ricordare l'esempio già fatto per quanto riguarda la dilatazione delle lunghezze, cioè quello del moto di una particella instabile, per esempio un muone, particella con carica negativa e massa circa 200 volte quella dell'elettrone. Al CERN sono stati fatti esperimenti con queste particelle, sono stati messi in movimento all'interno di un anello, quindi un percorso circolare, e queste particelle si sa che hanno una vita media, un tempo proprio, di poco più di 2 milionesimi di secondo, 2,2 per 10 alla meno 6 secondi. Se così è, visto che la velocità massima che possiamo immaginare per le particelle è quella della luce, anche muovendosi alla velocità della luce, la distanza massima che queste particelle dovrebbero percorrere è dell'ordine di c per tau, cioè 3 per 10 alla 8 metri su secondi per 2,2 per 10 alla meno 6 secondi. Questo da 3 per 2,2 fa 6,6 per 10 elevato a 8 meno 6 fa 2 metri. Significa che mediamente queste particelle non dovrebbero riuscire a percorrere prima di decadere più di 660 metri. Invece si riscontra che le stesse particelle, prima di decadere, possono percorrere anche distanze molto maggiori. Abbiamo già esaminato questo fenomeno interpretandolo in termini di dilatazione dei tempi, cioè tau, 2,2 per 10 alla meno 6 secondi, risulta essere l'intervallo di tempo di durata di queste particelle inteso come tempo proprio, cioè misurato nel sistema di riferimento della particella. In un sistema di riferimento in cui la particella si muove, la durata può essere molto maggiore di tau, e siccome si sono fatti esperimenti in cui il fattore di correzione, cioè 1 fratto radice di 1 meno beta quadro, è dell'ordine di 30, si è verificato che la durata delle particelle è molto maggiore, consentendo anche distanze molto più grandi di questa. Però lo stesso fenomeno può essere interpretato anche in termini di contrazione delle lunghezze. Infatti, nel sistema di riferimento della particella, la distanza da percorrere delta S' non è la stessa delta S misurata in laboratorio, ma è data da delta S per radice di 1 meno beta quadro, cioè delta S diviso 1 su radice di 1 meno beta quadro. E se questo oggetto qua ha raggiunto il valore di 30, è chiaro che la distanza delta S' risulta essere pari alla distanza delta S misurata in laboratorio fratto 30. Quindi nel sistema di riferimento della particella, essa ha una vita media che continua a essere di 2,2 per 10 alla meno 6 secondi. La distanza da percorrere rimane dell'ordine di 660 metri, ma la distanza misurata in laboratorio, cioè la distanza propria, non è 660 metri, ma può essere anche 30 volte più grande se il fattore di correzione dovuto alla velocità delle particelle è dell'ordine di 30.
Quindi la distanza misurata in laboratorio può essere più grande di questa distanza massima da noi calcolata per il semplice fatto che la distanza misurata in laboratorio è la distanza propria, mentre i 660 metri costituiscono la distanza che ha subito il fenomeno della contrazione delle lunghezze. Quindi lo stesso fenomeno, lo stesso esperimento fatto al CERN consente di verificare tanto la dilatazione dei tempi quanto il fenomeno della contrazione delle lunghezze. Un'ultima cosa che possiamo osservare riguarda, il fatto L'ipotesi che abbiamo fatto all'inizio, che il moto relativo tra i due osservatori avvenisse parallelamente alla distanza da misurare. Il segmento di cui misurare la lunghezza è posto parallelamente alla direzione della velocità. Cosa succede se questa ipotesi non è verificata? Può verificarsi la contrazione delle lunghezze anche quando queste siano misurate perpendicolarmente alla direzione del moto relativo? C'è un semplice ragionamento che permette di stabilire che non è possibile avere lo stesso fenomeno di contrazione delle lunghezze in direzioni perpendicolari a quella del moto. Immaginiamo un esperimento ideale così fatto. Supponiamo di avere un treno, magari il treno dell'esperimento di prima, che debba passare attraverso una galleria. Ovviamente la galleria ha una larghezza che teoricamente dovrebbe essere scelta e anche un'altezza. Quindi altezza e larghezza della galleria dovrebbero essere fatte in modo da consentire il passaggio del treno attraverso la stessa galleria. Ora supponiamo che la costruzione, per assurdo, sia stata fatta in modo tale che il treno passi esattamente attraverso il foro della galleria. Cioè la larghezza e l'altezza della galleria corrispondono esattamente alla larghezza e all'altezza del treno. Questi ragionamenti però sono stati fatti nel momento in cui il treno, è stato misurato da fermo. Quindi noi sappiamo che la lunghezza propria del treno e le sue altre dimensioni, cioè la larghezza del treno e l'altezza, sono state esattamente misurate in modo da consentire il passaggio attraverso questa galleria. Ora noi abbiamo un treno che si muove a velocità v. Se il treno subisse il fenomeno della contrazione delle lunghezze, nel sistema di riferimento dell'osservatore che sta a terra e che quindi è solidale con i binari e anche con la galleria, dovremmo avere rispetto a questo sistema di riferimento il fenomeno della contrazione delle lunghezze per quanto riguarda le dimensioni del treno. Quindi la lunghezza del treno dovrebbe subire il fenomeno della contrazione, per l'osservatore che sta a terra la lunghezza del treno L con A misurata dall'osservatore A dovrebbe essere minore della lunghezza propria L0, ma anche l'altezza H con A del treno e la larghezza L con A del treno dovrebbe essere minori dell'altezza propria e della larghezza propria del treno. Scusate, evitiamo di utilizzare lo stesso simbolo, quindi la larghezza la indichiamo con la L maiuscola, in modo da non confonderla con la lunghezza del treno. Riscrivo questa parte, quindi la larghezza L con A del treno deve essere, per il fenomeno della contrazione delle lunghezze, minore della larghezza propria L0. Questo significa che per l'osservatore che sta a terra il treno si è ristretto sia in lunghezza ma anche in larghezza e altezza. Questo se ammettiamo che il fenomeno della contrazione delle lunghezze possa avvenire in tutte le direzioni. Questo significa che il treno che era stato progettato per passare a stento in corrispondenza della galleria, adesso, subendo il fenomeno della contrazione, dovrebbe passare comodo attraverso la galleria, perché le sue dimensioni sono nettamente, sono, diciamo, sensibilmente inferiori rispetto a quelle di costruzione della galleria. Infatti L0, H0 sono anche le dimensioni della galleria misurate dall'osservatore A, per il quale infatti la galleria è ferma. Cosa succede invece per un osservatore B che si trovi sul treno? Beh, per l'osservatore B il treno è fermo, quindi la larghezza HB del treno, l'altezza HB del treno e la larghezza LB del treno sono uguali alle dimensioni proprie H0 ed L0. C'è un problema però, per l'osservatore B è la galleria che è in movimento rispetto al treno. E quindi è la galleria che
che per l'osservatore B può subire il fenomeno della contrazione delle lunghezze. Se è così, la galleria, oltre a risultare più corta, quindi la lunghezza L della galleria risulta più corta, la stessa galleria dovrebbe risultare anche più stretta e più bassa. Per cui ci ritroviamo per l'osservatore B con una larghezza del treno H0 che è maggiore della larghezza, quindi l'altezza del treno H0 che è maggiore dell'altezza della galleria A misurata dall'osservatore, cioè chiamiamola H'. E la larghezza del treno L0 che è maggiore della larghezza L' della galleria. Quindi la galleria ha un'altezza H' ed una larghezza L' misurate rispetto al treno che sono più piccole delle dimensioni del treno. Per cui, ammettendo la contrazione delle lunghezze in direzione perpendicolare a quella del moto, per l'osservatore B il treno dovrebbe essere troppo largo e troppo alto per passare attraverso la galleria. Questo è chiaramente un paradosso, cioè significa che per l'osservatore A il treno dovrebbe essere in grado di passare attraverso la galleria tranquillamente e non ci dovrebbe essere alcun incidente. Per l'osservatore B invece il treno dovrebbe essere troppo largo e troppo alto per passare attraverso la galleria. Ne segue che per l'osservatore B si avvicina un incidente ferroviario. Ora, sebbene si possono avere dei risultati diversi per quanto riguarda le misure per i due osservatori, ciò che non può cambiare tra un osservatore e l'altro è ciò che avviene, cioè il fatto che il treno debba subire un incidente o no, non può essere dipendente dall'osservatore, perché i due osservatori stanno guardando lo stesso fenomeno, quindi o l'incidente avviene o non avviene. Se ammettiamo la contrazione delle lunghezze nelle direzioni perpendicolari a quella del moto relativo, invece ci ritroviamo col paradosso che i due osservatori fanno previsioni diverse non per quanto riguarda i risultati delle misure, ma addirittura per l'avvenire o meno di un determinato fenomeno, cioè il fatto che ci debba essere o no un incidente ferroviario. Questo paradosso chiaramente è inaccettabile, quindi l'unica possibilità è che questo paradosso sia nato dall'aver ammesso una cosa che effettivamente non può verificarsi, cioè le dimensioni che si trovano perpendicolari rispetto a quella del moto relativo non possono subire modifiche. Quindi la contrazione delle lunghezze riguarda soltanto quelle lunghezze che siano misurate in direzione parallela a quella del moto relativo tra due osservatori.